Siamo qui con Miranda Sconosciuto. Stasera ci racconta come nasce appunto questa iniziativa per appunto Via Pampani e ci racconterà appunto di questa meravigliosa serata organizzata insieme a chi e a quale scopo. La Bottega Incontro è nata nel 2011 come un luogo di accoglienza solo per bambini extracomunitari che avevano difficoltà nell'ambito della scuola. Poi, per 2 anni, è andata avanti con tanti sorrisi, con tanti colori, ed è stato formidabile. Poi, niente, sono inciampata in quella che è stata una malattia dura e niente, adesso dopo 7 anni sono di nuovo qui. E due pareti mi hanno aspettato, il progetto Lavori in Corso, la Bottega dell'Incontro, ma soprattutto la bellezza del mondo sta nella sua diversità, con Terzani. E poi da qui ho avuto di nuovo la fiducia da parte della signora Maria Teresa Malatesta e che mi ha ridato, come ho dato d'uso, questa era una vecchia falegnameria. E di qui, raccontando un pochino la storia di Gianni Rodari, la favola, la poesia di Gianni Rodari, nella quale si avesse avuto una morteluccia, avevo questa morteluccia. Ma nel passare degli anni mi sono resa conto che era importante partire proprio dall'arte che educava, ma soprattutto dal desiderio di bellezza. Infatti, noi questo evento è un seme di bellezza e di un germoglio di speranza. Pian piano, man mano che ho colorato le porte di questa strada, man mano ho sentito il desiderio di dare a queste porte una voce. E sono state le voci di persone che passavano, o di persone che pian piano hanno voluto esprimersi. E quindi nasce così per caso. Ma soprattutto sono molto legata a questa strada perché è stata la strada della mia adolescenza, della mia nascita. Vivevi qui vicino? Eh? Vivevi qui vicino? Sì, la casa di là in via Pampani era la mia casa. Tra l'altro qua ci sono stati anche in questo incontro tanti amici. Questa mostra davvero di strada è stata dedicata all'amico degli amici che era Ennio Minerva, un mio carissimo amico, ma fondamentalmente c'è stata molta forza da parte di tanti artisti, di tante associazioni, la Croce Rossa che mi ha aiutato, la Protezione Civile, ma soprattutto gli artisti, amici dell'amico e amici degli amici. E quindi ci siamo ritrovati in questa strada piena di emozioni. L'emozione grande è stata quella con il ragazzo Emanuele Santoro al piano, ma c'è stato di tutto. La ciclopedalata La ciclopedalata, sì, alla riscoperta della città, alla insomma. riscoperta delle piazze storiche della città e alcune viuzze. Ed è stato bellissimo perché i bambini esplorare con questa bici è stato fantastico. Per il resto ringrazio Paola Cerella, che è la mia amica, con lei 10 anni fa abbiamo condiviso la partita del cuore, la famosa partita del cuore per la casa circondariale. E ringrazio tutti, ringrazio chi c'è stato e chi sicuramente continuerà a venire. La mostra dura solo questa sera, però la viviamo tutta intensamente. Niente, è la rinascita della Bottega Incontro in una veste diversa, l'arte del saper fare, prima ancora del sapere. Ritorniamo un pochino al ritorno. Il saper fare è importante, molto spesso nella scuola tradizionale si dà molto più valore, o non più valore, il primo approccio è il sapere, per saper essere e poi saper fare. Io vado un po' al ritorno. Ho avuto grande esperienza con il maestro Cesare Moreno, il maestro di strada a Napoli. Ho partecipato al primo congresso mondiale per la trasformazione dell'educazione, ma sento come dovere quello di promuovere, soprattutto nelle scuole, di evitare la devianza e quindi la dispersione scolastica. E dovete sapere che negli anni 60 i ragazzi che poi non riuscivano a occupare posti nelle poltrone ambite, andavano dal mastro falegname ad imparare il mestiere della vita. Io lo definisco il mestiere della vita perché imparavi la costanza, l'impegno, il sacrificio. Beh, e questo non può che farmi riempirmi di gioia. E
Io ringrazio tutti. Dici un po', quali sono i progetti per il futuro, appunto, per la bottega? Il progetto per il futuro, questo è uno spazio aperto, ma con orari spalmati nel tempo, massimo qui possono entrare 5 persone. Ma è uno spazio aperto a chi vuole donare, soprattutto i momenti in bottega. Partiremo da degli incontri con i mastri. Il primo incontro con un mastro falegname e da qui andremo nelle botteghe. Cercheremo di promuovere quel saper fare, perché ecco una cosa che mi piacerebbe anche fare in questo periodo che abbiamo il circo, portare i ragazzi a vivere l'esperienza circense. Ci sono molti ragazzi che sui banchi di scuola fremono, forse ero una anch'io di queste, no? Si vede, e forse hanno un'intelligenza cinestesica maggiore e chissà, potrebbero aver voglia di vivere un'esperienza circense più sensoriale rispetto a quella della scuola. Quindi diciamo che ci lasciamo con un invito a tutti i ragazzi che vorranno partecipare appunto a questo. Ma soprattutto queste botteghe cercherò di promuoverle in altri cantieri delle differenti scuole con insegnanti che vogliano esserci. Questa sera abbiamo avuto anche la preside del liceo artistico, quindi grande sensibilità per l'arte, grande voglia di emozionarsi, perché questa sera è un riempirsi di grandi emozioni. Non solo, un invito alla cittadinanza, una città curata è una città amata. Amiamo questa città e curiamola, perché questa strada era qualcosa di triste, di malinconico. Beh, questa sera non più. Da questa sera non più. Grazie a Miranda.